Bentornati nello spazio bisettimanale in cui parliamo di tutti i traumi infantili e adolescenziali che film e serie TV ci hanno regalato. E visto che si parla di regali perché è Natale, questo è il mio, tra parentesi, è la coperta con le maniche, pronta per farmi proprio una maratona di film a Natale. Che cos'è, uno scherzo del cazzo? Parliamo di un grande classico, ma è una gioia natalizio, Love Actually. E se il film ci ha regalato una gioia che non vedete benissimo qui dietro, ma sta qui, questa. In realtà ce ne ha regalate pure tante, ed è una gioia. Noi vogliamo parlare di una in particolare, ma parliamone. Quando il personaggio interpretato da Emma Thompson scopre che suo marito, interpretato da Alan Rickman, si aspettava un regalo di Natale e ne arriva un altro, chissà chi è destinato l'altro. Come a surprise. What is it? CCD. Joni Mitchell, wow. I'll be back in a minute. Moons and Junes and Ferris Wheel. Oh, but now, old friends, oh my God, they're acting strange. You're all dressed and they shake their heads and they tell me. Bel momento di quello, sì, in effetti, grande lei che ritorna e ride, ma come si fa in quelle situazioni? Comunque, altro momento, questo è proprio brutto, questo ve lo dico, preparatevi psicologicamente con i fazzoletti, lo sapete, qual è? Ti hanno fatto incazzare le persone sbagliate. Noi ormai Andrew Lincoln siamo abituati a vederlo nei panni di Rick, ma prima di essere Rick Grimes e cacciare gli zombie in The Walking Dead, in realtà il buon Andrew era Mark, che in Love Actually era innamorato della moglie del migliore amico. Ci piace pensare quindi che ci sia stato un lieto fine, anche se in questa rubrica si parla sempre di Mana Gioia. Is you.